Buon sabato 1° maggio a tutti, buona festa dei lavoratori e anche quando i lavoratori festeggiano, noi lavoriamo per il comune a casa tua. Come prima notizia, come primo aggiornamento, ovviamente è quello dei contagi, della situazione nella nostra città. Questi giorni abbiamo registrato un leggero aumento del numero dei soggetti attualmente positivi. Il dato che emerge da questa settimana è quello di un contagio che aumenta a causa di alcuni nuclei familiari dove, risultando positivo un soggetto, automaticamente lo risultano tutti gli altri. Sono contagi di soggetti che in questo momento in attività di tracciamento hanno fatto il tampone, sono risultati positivi ma tutti in buonissima condizione, buono stato di salute, quindi la situazione non ci allarma e non ci preoccupa, anche se l'attenzione ovviamente rispetto delle regole deve rimanere alto, perché come vedete il virus comunque continua a circolare. Questa è stata la settimana anche, come dicevamo prima, delle riaperture, quindi siamo ripartiti, bar, ristoranti hanno potuto tornare a lavorare, il tempo purtroppo non è stato molto clemente con noi, ci sono però comunque delle regole da rispettare, vanno rispettate, soprattutto quelle che riguardano ovviamente le norme di igiene, il distanziamento e il rispetto del coprifuoco. Ricordo a tutti che tutte le attività possono lavorare fino alle ore 22, quindi è consentito anche all'utenza rimanere anche fino alle ore 22 solo all'esterno, mai all'interno di bar e ristoranti, si può consumare fino a quell'ora, ma alle 22 il locale deve chiudere e tutti siamo tenuti a tornare a casa, quindi non è un coprifuoco legato alla chiusura dell'attività, cioè che alle 22 chiude l'attività ma possiamo rimanere in giro, ma è un coprifuoco vero e proprio, quindi dal momento in cui l'attività chiude alle ore 22 tutti dobbiamo tornare a casa. Questo ci tengo a precisarlo, ieri è stato il primo giorno di semi weekend, venerdì, qualche situazione di, chiamiamola, incomprensione, le forze dell'ordine hanno usato buon senso, hanno semplicemente richiamato, ma d'accordo con loro, a partire da questa sera, chiunque verrà trovato dopo le 22 senza comprovati motivi in giro ovviamente sarà multato. Possono piacerci o non piacerci alcune regole, ma vanno rispettate. In alcuni casi capita di non averle ben comprese, siamo a vostra disposizione, come sempre detto, tramite i nostri canali, i nostri numeri di telefono, amministrazione, carabinieri, associazioni di volontariato, cerchiamo di aggiornarvi nel miglior modo possibile. Quindi qualunque sia la vostra richiesta, non sentitevi timidi e chiedete pure tranquillamente, siamo, come vi dicevo, a vostra disposizione per aggiornarvi. Passiamo invece a un argomento sempre legato all'emergenza Covid, ma ovviamente che ci mette il sorriso. I dati di questa settimana, si è anche tenuto nella giornata di giovedì uno stress test per la Regione Piemonte, ovvero una giornata in cui si voleva verificare la capacità dei centri vaccinali, con dati tutti riuniti, di arrivare a fare 40.000 vaccinazioni in tutto il Piemonte. Questa giornata si è tenuta giovedì. La Regione Piemonte ha raggiunto ben 47.000 vaccinazioni, quindi 7.000 vaccinazioni giornaliere, ben oltre quindi la soglia che era stata prevista e richiesta dallo Stato centrale, dal commissario Figliuolo. I vaccini adesso ci sono, andiamo a buon ritmo. Anche la nostra ASL, non finirò mai di ringraziare il commissario Walter Galante, che si è trovato commissario dell'ASL poco prima dell'emergenza Covid e ha gestito alla grandissima tutta la fase emergenziale e, se vogliamo, ancora meglio anche questa fase vaccinale. La nostra ASL aveva un obiettivo di 3.900 vaccinazioni, siamo arrivati a 5.000 e in questo anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Il nostro centro vaccinale era stato chiesto di fare almeno 150 vaccinazioni, siamo arrivati a 190 nella giornata di giovedì, e a testimoniare che abbiamo una ottima organizzazione e a testimoniare questo ci sono anche i dati che vi aggiorno. Tra oggi e domani, quindi con completamento della giornata di domani, dovremmo arrivare all'incirca, poi non avendo i dati definitivi dobbiamo aspettare domani, all'incirca 2.300 nostri concittadini vaccinati con almeno la prima dose. Significa che un cittadino su tre, se siamo in tre seduti a un tavolo, almeno uno è già stato vaccinato con la prima dose. È un numero importantissimo, soprattutto se paragonato ai dati delle altre realtà. Tenete presente che la media nazionale si aggira intorno al 25-26% nelle regioni più virtuose. Noi siamo
ben oltre questo dato. E anche sulle seconde dosi, ormai abbiamo raggiunto il migliaio di unità, 950 all'incirca, pari circa al 13,5% della popolazione. I nostri cittadini rispondono spesso presenti, non abbiamo avuto quasi mai delle defezioni. Invito ancora tutti coloro che erano preoccupati per le tipologie di vaccini AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna ad iscriversi. Oramai quasi nella totalità dei casi al nostro centro vaccinale viene fornito Pfizer o Moderna per qualunque categoria e per qualunque fascia di età. Sono vaccini sicuri. Da questa settimana abbiamo iniziato a vaccinare anche la fascia 60-69, quindi anche lì raggiungeremo numeri importanti. Da lunedì saranno aperte le iscrizioni anche per la categoria di fascia inferiore, ovvero quelli tra i 50 e i 59 anni. Nel frattempo ci stiamo adoperando con aziende e commercianti per raccogliere le loro adesioni e portarli a vaccinare. In questi giorni invece, per cambiare un pochettino argomento, andiamo sull'attività più amministrativa del comune. La giunta, su proposta dell'assessore, vice sindaco Elisabetta Borgia, assessore allo sport, ha deliberato i contributi alle associazioni sportive. Tutte le associazioni sportive di Trino che hanno regolarmente presentato domanda hanno ricevuto il contributo. Abbiamo stanziato 43.000 euro di contributi per sostenere le nostre associazioni sportive. Come ho detto, il provvedimento è già stato emanato, è già stato votato e quindi verranno a breve erogati questi fondi a tutte le associazioni sportive di Trino. A queste si aggiungerà uno stanziamento straordinario specifico per la categoria delle palestre e delle piscine, che seguono un filone diverso ma che riceveranno il sostegno del comune. È una cifra importante, se pensate, nella normalità comunque e a maggior ragione durante il Covid. Abbiamo più che raddoppiato, da quando siamo in amministrazione, dai 20.000 euro all'anno, il budget per sostenere le attività sportive della nostra città. 43.000 euro è un investimento che facciamo sui nostri ragazzi, sulle nostre famiglie, e per questo non finirò mai di ringraziare sia l'assessore Elisabetta Borgia, che coordina tutte queste operazioni e incentiva le associazioni a coinvolgere i ragazzi, e ovviamente tutte le società sportive che si adoperano, a maggior ragione anche di questi tempi. Unitamente a questo, come avete visto in giro per la nostra città, è partito la campagna Green, Verde, quindi stiamo lavorando all'abbellimento di tutte le nostre aree. Noi, quando abbiamo iniziato nel 2018, avevamo una situazione di gestione del verde molto complicato. Ci sono voluti un paio d'anni per poter assettare bene, organizzare bene tutto l'ordinario. Ora che questo ordinario funziona, tagli, diserbo, potature e quant'altro, possiamo dedicarci anche agli abbellimenti. In alcune zone della città l'assessore ha anche installato delle piramidi con delle bellissime piante che colorano una vicino alle scuole, e questo sicuramente farà felici i bambini e ovviamente le mamme e i papà che li accompagnano. Stiamo pensando, in questo momento stiamo mettendo le fioriture, a breve arriverà anche una bellissima, una grandissima fioriera che metteremo in piazza Martiri della Libertà. L'ultimo aggiornamento è questo: il 9 maggio, quindi domenica prossima, passerà il Giro d'Italia anche dalle nostre parti. La tappa Nichelino-Novara transiterà fuori Trino, ma avrà delle modifiche, quindi durante la settimana ve le comunicheremo, porterà delle modifiche al traffico extraurbano, quindi la statale, diciamo quella Vercelli-Asti, e la statale che porta a Morano subiranno dei blocchi al traffico in alcune fasce orarie, molto probabilmente del pomeriggio di domenica 9 maggio. I nostri volontari saranno impegnati anche in questa importante iniziativa, daremo supporto ovviamente a tutta la rete delle forze dell'ordine a livello provinciale e alla provincia, ma il centro vaccinale continuerà a funzionare lo stesso grazie alle altre associazioni di volontariato. Trino, siamo un paese fortunato dove tantissime persone vogliono aiutare, darne una mano e sono sempre molto disponibili. In quell'occasione, in quei giorni, ospiteremo anche a Trino un importante personaggio del mondo dello sport, non vi svelo ancora nulla, inaugureremo con della cartellonistica e daremo
un significato importante e profondo a tutto il mondo del pedale, del ciclismo, anche in virtù dei lavori che abbiamo fatto in zona Cappelletta sulle piste ciclabili. Quindi in settimana vi aggiorneremo, come vi dicevo, sulla parte del traffico veicolare, ma anche e soprattutto per questo ospite eccezionale che raggiungerà la nostra città e con la quale organizzeremo un evento carino. Purtroppo non sarà possibile aprirlo a tutto il mondo per le normative Covid, ma vi daremo ampia comunicazione. Vi ringrazio, vi auguro ancora buona festa, buon weekend e mi raccomando, rispetto delle regole.